Buongiorno, sono Vincenzo Barbieri di Planetic Italia e oggi è con noi Riccardo Bucolieri dell'Università del Salento. Ciao Riccardo, buongiorno. Ciao, buongiorno Vincenzo. Bene, oggi vi introduciamo al progetto MITIGA, monitoraggio e mitigazione delle isole di calore urbano, che rientra all'interno dei bandi finanziati dalla Regione Puglia con il bando Riparti. Allora, Riccardo, ci vuoi dare qualche informazione sui contenuti tecnici del progetto? Sì, grazie Vincenzo, grazie per l'introduzione. Mi presento brevemente. Io sono professore associato di fisica dell'atmosfera presso l'Università del Salento, nel Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali. L'assegno che presentiamo oggi riguarda proprio il monitoraggio, no? Come dicevi tu, Vincenzo, e mitigazione delle isole di calore urbano. E i temi principali della proposta sono due. Da una parte c'è lo studio dell'isola di calore urbana. L'isola di calore urbana è quel fenomeno per cui la temperatura all'interno delle città è maggiore della temperatura nelle zone rurali circostanti, e tale studio sarà, diciamo, focalizzato nell'area vasta sud Salento, con un focus poi su alcune aree urbane in particolare, con lo scopo di valutare quelli che sono, diciamo, gli effetti dell'isola di calore urbana in termini di innalzamento della temperatura e quindi poi anche di stress termico, no, della popolazione, dei cittadini che vivono in città. D'altra parte poi c'è la ricerca di strategie di adattamento e mitigazione volte a contrastare gli effetti dell'isola di calore urbana, per esempio attraverso l'introduzione di vegetazione che notano avere un effetto benefico sul microclima, sul miglioramento quindi del microclima e del comfort termico. Allora, per quanto riguarda, diciamo, le attività quindi, che si svolgeranno durante i 18 mesi di assegno di ricerca, tali attività prevedono quindi l'integrazione di diverse componenti e quindi poi di diversi obiettivi. Dopo un iniziale studio bibliografico si passerà a definire, a produrre quella che è la mappa di zone climatiche locali dell'area vasta sud Salento attraverso una metodologia già acquisita in letteratura. Poi si analizzerà in dettaglio la morfologia di alcune città e anche la densità demografica all'interno, diciamo, delle città, con particolare riferimento alle popolazioni vulnerabili e dove queste popolazioni vulnerabili sono localizzate. Poi si passerà all'analisi di immagini satellitari, di dati satellitari, allo scopo poi di produrre delle mappe di anomalie termiche. L'integrazione alla fine di tutte queste mappe, di tutte queste informazioni insieme a misure meteorologiche che verranno prese da stazione al suolo, permetterà poi di costruire una mappa del rischio, quindi che ci si aspetta possa fornire delle informazioni sulle aree più critiche, cioè dove il fenomeno dell'isola di calore urbana è più intenso e quindi dove poi voler intervenire. E per intervenire si produrranno proprio, no, delle simulazioni modellistiche al computer di scenari futuri, come dicevo prima, per esempio attraverso l'introduzione della vegetazione che ci permetterà, no, di contrastare o di proporre delle soluzioni proprio di contrasto agli effetti dell'isola di calore urbana. Perfetto. Allora, come Planetech noi siamo una società aerospaziale, quindi una società che si occupa di processing di dati telegrafati da satellite per produrre servizi di monitoraggio basato su questi dati. E nelle nostre sedi di Bari e di Atene occupiamo circa un centinaio di persone. Quando con Riccardo ci siamo sentiti, abbiamo sicuramente da subito sostenuto questo progetto perché già da tempo noi abbiamo erogato servizi di mappatura delle isole di calore urbano con l'utilizzo dei dati telerilevati da satellite. Ci sembrava veramente molto interessante la possibilità di poter lavorare con i colleghi dell'Università del Salento per poter costruire un servizio ancora più evoluto da questo punto di vista e anche standardizzato, per poterlo poi erogare, diciamo, in maniera continuativa, non soltanto poi sul territorio nazionale, ma anche a livello internazionale. Quindi questo sarà uno sforzo di standardizzare il servizio che consentirà poi di poter erogare questo servizio nell'ambito diciamo, del portafoglio dei servizi Reticus, che sono quelli, servizi standard di monitoraggio dell'ambiente e del territorio, che noi poi, come Planetech, eroghiamo a livello internazionale, ormai i servizi Reticus sono commercializzati e utilizzati in tutti i continenti, dal Sud America, Nord America, l'Australia, l'Asia e in Africa. Quindi questo progetto ci consente di poter arricchire
un ulteriore nuovo servizio, quello dell'isola di calore urbano, nella linea dedicata a quelle che sono le smart city, perché poi è un modo, questo è un modo intelligente per poter monitorare il territorio e poterlo pianificare e gestire al meglio. Bene, Riccardo, dacci qualche altra informazione aggiuntiva sulle specifiche del bando e come possono poi candidarsi i ragazzi che sono interessati a partecipare. Sì, allora, come avevo accennato prima, l'assegno di ricerca durerà 18 mesi, 7 mesi saranno svolti presso l'Università del Salento, in particolare nel laboratorio di micrometeorologia di cui io sono referente, quindi sotto la mia supervisione, e 11 mesi saranno svolti invece presso la Planetech. Allora, per quanto riguarda il bando è disponibile sul sito istituzionale Unisalento, quindi www.unisalento.it, nella sezione bandi e concorsi si può facilmente reperire il bando, anche magari attraverso una parola chiave riparti di STEPA, dove di STEPA sta proprio per Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, che ha bandito, diciamo, questo assegno. Allora, per partecipare bisogna quindi produrre una domanda di partecipazione alla quale vanno allegati una serie di documenti. I documenti diciamo, finalizzati alla selezione, quindi alla valutazione dei candidati, sono un progetto di ricerca, un piccolo progetto di ricerca che viene richiesto al candidato intorno alla tematica, no, di questo assegno, e l'obiettivo di questo progetto è quello di valutare, no, la capacità del candidato di immaginare una serie di attività intorno a questa tematica, di porsi degli obiettivi e anche poi di porsi, no, quindi di immaginare dei risultati attesi da questo progetto. E poi insieme va legato anche il curriculum, in particolare i titoli del candidato e poi anche le pubblicazioni. Quindi sarà complessivamente valutato il curriculum e il progetto che il candidato produrrà. Per quanto riguarda il requisito minimo per la partecipazione è la laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento. Non c'è poi una laurea ben specifica, ovviamente noi ci aspettiamo che il candidato abbia un minimo di competenze, per esempio sul GIS, perché poi molte mappe, molte analisi verranno fatte anche attraverso la piattaforma GIS, e anche un po' di competenze poi sull'analisi, sulla elaborazione dati attraverso anche magari strumenti statistici più o meno complessi. Per qualsiasi informazione ovviamente potete contattare me o il dottor Barbieri. La mia email è riccardo.buccolieri@unisalento.it. Sono anche disponibile su Skype o su altre, diciamo, piattaforme di videoconferenza per eventualmente qualche informazione aggiuntiva sulla tematica e sul contenuto, no, dell'attività dell'assegno. Per quanto riguarda invece tutte le informazioni amministrative, potete trovare sul bando la persona di riferimento a cui eventualmente potete fare domande non specifiche da un punto di vista amministrativo. Penso di aver concluso, Vincenzo. Sì, benissimo. Allora, ti ringrazio tutti quanti, vi invito quindi a candidarvi e a questo punto buon bando di riparti a tutti quanti. Arrivederci. Ciao, arrivederci a tutti.